Benvenuti a questa nuova edizione di Robot Advisor. Ci sono le slide, sì. Volevo dire che noi non ci chiamiamo più Pricewaterhouse, ma ci chiamiamo PwC, così il mio marketing è contento. Allora, PwC è sempre attenta a quelle che sono le evoluzioni. Noi crediamo molto nell'evoluzione del fintech. Siamo diversi anni che ormai accompagniamo AscoSim nell'andare un po' a definire il programma di questo evento su Robot Advisor, che oltre a rappresentare quelle che sono le novità in materia di Robot Advisor, vuole essere anche una vetrina per diverse novità nel mondo del fintech e delle asset class, perché oggi non si parlerà solo di Robot Advisor, ma si parlerà anche di nuove asset class e nuovi modelli con cui andiamo a proporre la consulenza. Per cui il pomeriggio che andremo ad affrontare è ricco di novità. Anche PwC avrà il suo ruolo, nel senso che sarà l'occasione per presentare quello che è il modello di consulenza che PwC sta pensando di proporre ai propri clienti. Quindi ci sarà anche una sorta di robot advisor fatto da PwC in collaborazione con altri partner. Quindi direi che oggi si parlerà di digitalizzazione e intelligenza artificiale nel servizio di consulenza. Da questo punto di vista, come PwC, siamo diversi anni che cerchiamo di analizzare il fenomeno dell'automazione finanziaria. E questo fenomeno continua a crescere in maniera esponenziale nei diversi paesi del globo. Abbiamo circa 60 operatori nel mondo asiatico, più di 85 operatori nell'Europa, e abbiamo superato i 200 operatori nel mondo dell'America. Le esigenze della clientela stanno mutando. Noi siamo partiti a parlare di robot advisor quando si parlava di gestione automatizzata dei portafogli e misurazione del rischio. Pian pianino questo concetto si è evoluto nel tempo e oggi le esigenze della clientela sono differenti, tant'è che si parla di servizio on demand, di centralità nella relazione e di touch point in evoluzione, con delle risposte del mercato differenti. Abbiamo una polarizzazione dell'offerta, i servizi legati al mercato mass market e l'offerta standardizzata sono differenziati sul mercato retail rispetto all'offerta del mercato private. C'è la tendenza a una consulenza olistica e una gestione finanziaria, una gestione consulenza con una valorizzazione del servizio reso al cliente. E sempre più una sinergia tra quello che è il mondo del wealth management e quelle che sono le fintech. Direi che siamo veramente a un punto di svolta, anche se diciamo le analisi evidenziano che tuttavia il robot advisor pure non sembra essere il modello di business ottimale, in quanto c'è una difficoltà nell'acquisizione di nuovi clienti. Una recente indagine mostra che solo l'1% dei risparmiatori investe tramite robot advisor. C'è l'esigenza di investire tanti soldi in attività di marketing per acquisire clienti e solo pochi operatori hanno questa capacità di fare questi investimenti. Ci sono elevati costi di servizio, il costo di ongoing, di mantenimento del portafoglio è molto elevato, per cui da questo punto di vista l'efficienza deve essere ancora ricercata da parte del robot advisor e soprattutto c'è una bassa redditività. Nonostante c'è una crescita delle masse, noi oggi nel mondo si parla di circa 400 miliardi di masse sotto robot advisor, tuttavia la redditività di questi operatori è ancora bassa, per cui il modello di robot advisor puro non è ancora un modello di successo, però il modello ibrido, il modello a supporto del consulente finanziario sta diventando sempre di più qualcosa che tutti gli operatori stanno pensando e stanno mettendo in piedi. Tant'è che esistono oggi ampi esempi di integrazione tra quello che è il mondo classico degli operatori e quello che è il mondo del fintech. Alla vostra destra abbiamo messo alcuni nomi che indicano appunto queste potenziali e queste integrazioni che sono in atto, e sempre di più si leggono sui giornali dei grossi operatori che stanno investendo, che stanno facendo le partnership con delle fintech, con dei
questo è un po' il mondo che stiamo affrontando, queste sono le novità. Adesso io lascerei la parola invece agli operatori che porteranno quelli che sono gli esempi concreti di innovazione finanziaria e vi spiegheranno quelle che sono le ultime evoluzioni, sia in termini di proposizione e consulenza finanziaria, che di anche parleremo di nuove asset class.